secondo principio di Newton, legge fondamentale della dinamica. Prima, principio di inerzia, avevamo detto che se la forza totale era zero, la velocità dell'oggetto restava costante. Ora, se la forza totale non è zero, la velocità dell'oggetto cambia. Quindi una forza totale diversa da zero produce un'accelerazione. Ricordiamo che accelerazione si pronuncia con una L sola, accelerazione e non accelerazione. Quindi abbiamo una relazione di causa-effetto. C'è una forza totale non nulla, causa, e questo che cosa comporta? Un'accelerazione non nulla, quindi un effetto dato dall'accelerazione. La relazione fisica che lega la causa e l'effetto, cioè la forza totale all'accelerazione, è una formula molto semplice, è una formula di diretta proporzionalità. L'effetto, cioè l'accelerazione, è direttamente proporzionale alla sua causa, cioè alla forza totale. Per esempio, se io raddoppio la forza totale, questa produrrà sullo stesso oggetto un'accelerazione doppia. Se triplico la forza totale, un'accelerazione tripla. Se dimezzo la forza totale, un'accelerazione metà. Però l'accelerazione subita dall'oggetto, oltre a dipendere dall'intensità della forza totale, dipende anche dalla massa dell'oggetto stesso. Infatti un oggetto con più massa sarà più difficile da accelerare. Ecco perché nella formula di Newton la massa sta al denominatore. Raddoppiando la massa dell'oggetto dimezza l'accelerazione. Triplicando la massa dell'oggetto trimezza, cioè diventa un terzo. Trimezza naturalmente non esiste come termine, comunque trimezza l'accelerazione. Da un punto di vista concettuale io preferisco spiegare la legge di Newton attraverso questa formula, però di solito si trova scritta al dritto in questa forma, è la stessa cosa. Anche qui vediamo la relazione di proporzionalità diretta tra la forza, che è la causa, e l'effetto, che è l'accelerazione. Si tratta di relazioni vettoriali, quindi il disegno è questo: abbiamo una massa puntiforme approssimata come un punto materiale che subisce una forza, forza totale. Di conseguenza la forza totale produce una variazione di velocità, cioè un'accelerazione che è diretta nello stesso verso e nella stessa direzione della forza totale. Quindi questi due vettori, A e F totale, sono sempre allineati e hanno lo stesso verso. Come caso particolare immaginiamo una forza totale di un newton che viene applicata a una massa di un chilo. Applicando la legge di Newton possiamo ricavare l'accelerazione che subisce questa massa. Un newton diviso un chilo, un metro al secondo quadrato. Quindi per definizione possiamo dire che un newton è quella forza, possiamo anche vederlo in quest'altra formula, è quella forza che applicata a una massa di un chilo la accelera di un metro al secondo quadrato. Ed è scritto qua, un newton è quella forza che applicata a un chilo di massa la accelera di un metro al secondo quadrato.